Amici di Onda Libera, siamo alla Fattoria della Legalità di Isola del Piano, dove oggi Francesco Montanari ha tenuto un incontro sul tema il ruolo delle armi nucleari nella storia. Ci puoi raccontare quello che abbiamo visto, immagini anche molto forti, vero Francesco? E, ci puoi dire quello di cui hai parlato? Sì, allora innanzitutto il progetto è nato quando Un Futuro Senza Atomi, che è una campagna nata a livello nazionale per raccogliere le firme per presentare in Parlamento una richiesta per togliere le armi nucleari che sono in Italia. In Italia ci sono 90 testate nucleari, 50 ad Aviano e 40 a Ghedi, provincia di Brescia. Aviano è una base militare statunitense in provincia di Udine. E Ghedi invece è una base militare italiana. Quindi questa campagna è nata nel 2004 e noi come Fuoritempo abbiamo portato avanti a livello regionale questa campagna di firme. Da quel momento ci siamo interessati a tutta la questione delle armi nucleari e tramite un nostro amico del gruppo Fuoritempo che si chiama Piero Livi, che ha fatto una tesi per il suo quinto anno di studio sulle armi nucleari, da lì è nata un'idea di fare uno spettacolo teatrale che abbiamo portato nei teatri fino a 2 anni fa, perché poi è nato un nuovo spettacolo, si chiamava La Luce Addosso, che parlava proprio di tutte le armi nucleari. Per dire che al momento ce ne sono 17.300, di queste 17.300, 4.200 sono operative, di queste 4.200 sono 3.000 sono in stato d'allerta, cioè lanciabili in un 15 minuti. E questa cosa qui ci è sembrata abbastanza, scoprirlo ci è sembrata abbastanza una cosa importante da far conoscere, e il tema delle armi nucleari ci ha appassionato subito grazie a una giornalista, Stefania Maurizi, una giornalista che attualmente con cui abbiamo creato una bella amicizia, attualmente lavora per l'Espresso, ma prima, quando l'abbiamo conosciuta, lavorava per La Stampa. E lei ha scritto un bellissimo libro, si chiama Una bomba di C-Storie. Con quel libro l'abbiamo invitata, ci ha appassionato, lei ci ha proprio dato l'idea di fare uno spettacolo teatrale, cosa che abbiamo fatto, e oggi l'AMPI ci ha dato l'occasione, come ci è stata data tanti altri anni, durante questi anni, tante associazioni, di raccontare questa storia delle armi nucleari. E le immagini avevano come sottofondo le musiche di Alessandro. Com'è nata la collaborazione? Tu tra l'altro collabori con il gruppo Fuoritempo, giusto? Sei del gruppo Fuoritempo. Quindi com'è nata questa collaborazione? Ci siamo incontrati qualche anno fa, lui mi ha chiesto di suonare in varie occasioni e io, contento di suonare, sempre contento di suonare in giro, io collaboro. Insomma, quindi le musiche sono tue? Sì, una invenzione, a parte qualche cover magari che o Bella Ciao ho fatto, quindi quella non è, però sì, le musiche tutte di mia invenzione. Quindi hai visto le immagini, poi su quello hai... Sì, ho riadattato dei pezzi delle mie idee sulle immagini. Grazie allora.